Ed eccoci entrati nell'ultima parte di 19 live, ma 19 live in tour comuni siciliani. Per aprire naturalmente questo spazio salutiamo come sempre la giornalista Rosy Abruzzo, ben trovata. Ciao Roberto, ben trovato a te. Allora, due saranno i comuni che oggi abbiamo interessati. Facciamo una piccola intro e poi parliamo subito del primo. Sì, assolutamente. Oggi spaziamo un po' per tutta la Sicilia perché andiamo dal comune di Altavilla Milice, quindi siamo in provincia di Palermo, sul Mar Tirreno, un comune marinaro veramente bello, un gioiello, ne parlerà bene il sindaco che andremo a sentire, e poi andremo in Sicilia orientale con la bellissima Ragusa, che veramente non ha bisogno di presentazioni perché è un grande patrimonio a livello mondiale, a maggior ragione per la nostra Sicilia, e i nostri sindaci ci racconteranno come si preparano all'estate e ovviamente alcune delle bellezze assolute che questi comuni offrono. E allora partiamo subito dal primo comune, tra poco ci colleghiamo con il sindaco di Ragusa, Beppe Cassì, ma intanto guardate queste immagini meravigliose che vi raccontano già di questa meravigliosa cittadina e provincia, Ragusa. Thank you.
Ragusa, I welcome back. Voglio ritornarci naturalmente. È un bel trailer che abbiamo visto di questa meravigliosa città che adoro, non fosse altro perché ci sono stato 4 anni in quella provincia. Allora, Rosi, ci presenti il sindaco? Assolutamente sì, intanto assolutamente spettacolare questo video, veramente emozionale. E allora della bellissima Ragusa ci parla meglio di chiunque altro il sindaco Giuseppe Cassì. Salve sindaco, ben trovato. Che dire veramente, dopo un video così noi già abbiamo il cuore palpitante, ma ci racconti lei questa Ragusa oggi, anche come si prepara a questa estate che sta per arrivare. Devo dire che anche io quando vedo questo video, quando lo rivedo per l'ennesima volta, mi emoziono sempre. Devo ringraziare anche il regista Guccione, è stato veramente accolto esattamente tutti gli aspetti di questo territorio nella maniera migliore. Allora, Ragusa avete visto, insomma, è un posto dove possiamo dire che non manca praticamente nulla. Posto di mare, se ce n'è uno. Colgo l'occasione per dire che è ancora una volta confermata la bandiera blu, siamo una delle 7 spiagge di tutta la Sicilia. Benissimo. Ad avere avuto questo riconoscimento, quindi sicuramente un segno del fatto che abbiamo grande rispetto per le nostre coste, per il nostro mare, c'è un senso civico molto diffuso, spiagge pulite, mare limpido, servizi ovunque, quindi sicuramente questo ci rende orgogliosi, ma ovviamente non è solo il mare. Ragusa è una città d'arte, Ragusa è una città dove ci sono dei siti archeologici di straordinaria importanza. Ragusa è una città che fu devastata da un terremoto nel 1693, che poi fu ricostruita sfruttando la roccia che è stata scavata nelle viscere della città stessa, quindi si possono anche visitare queste cave immense dove ancora ci sono i segnali delle picconate che vennero utilizzate appunto per estrarre questa pietra, che venne fuori questa meraviglia nel periodo del tardo barocco, ed è un esempio di tardo barocco riconosciuto dall'UNESCO. E come sappiamo ci sono ben 18 monumenti che hanno il riconoscimento dell'UNESCO, e quindi archeologia, arte, cultura, bellezze naturali, paesaggi straordinari. Abbiamo anche visto al filmato la possibilità di percorrere il territorio in bicicletta, piuttosto che a piedi, piuttosto che a cavallo, e facendo le esperienze sensoriali bellissime, muretti a secco, tra l'altro anche questa è una caratteristica del territorio ragusano. Noi, assolutamente, io li ricordo benissimo questi muretti, sindaco, quando sono venuta da quelle parti per ragioni di lavoro mi è rimasta impressa assolutamente questa caratteristica, che credo piaccia moltissimo anche ai turisti, perché veramente si arriva in un luogo che già parla di sé e già solo nel momento in cui si arriva, anche detta la città dei ponti. La città dei ponti perché è costruita praticamente su 2 colli. Quando ci fu la ricostruzione dopo il terremoto del 1693, la città fu in parte ricostruita dove si trovava precedentemente. C'è lo splendore di Ragusa Ibla, che insomma possiamo ricordare tutte anche come location privilegiata di Montalbano, dei film del commissario Montalbano. Poi la parte nuova della città fu ricostruita un po' più a monte, diciamo così, e poi le città vennero collegate con questi ponti. Sono 3 ponti che collegano appunto le parti della città, e tra l'altro all'interno di questi ponti, sotto questi ponti c'è una vallata straordinaria, un posto incontaminato dove ancora si possono trovare delle calcare, cioè delle fornaci dove veniva cotta la calce, appunto la prima zona industriale di Ragusa. Ancora c'è un fiume che scorre proprio in questa vallata, si può visitare. Insomma, è un modo anche questo straordinario di vivere la città dal suo interno, da questo polmone verde che è una vallata, appunto, solcata da questi ponti. Anche questa è un'esperienza veramente unica. Bene, ecco, io direi, scusami Rosi, direi a questo punto pure. Abbiamo un altro ospite oltre Ragusa, quindi così facciamo incontrare i sindaci che già non ne possono più di incontrarsi perché fate videoconferenza ogni giorno, no? Per ora, io provo a immaginare. Però parliamo soltanto di sviluppo turistico in questo caso. E allora guardiamo anche Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Guardate.
Altavilla Milicia, avete visto queste immagini bellissime, allora cogliamo l'occasione per salutare un altro sindaco che ci presenta Rosi. A te Rosi. Diamo il benvenuto anche al sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga. Buonasera, buonasera, buonasera. Sindaco, ben trovato. Buonasera a voi. E allora, anche in questo caso abbiamo avuto modo di vedere attraverso queste immagini straordinarie la bellezza di questo luogo, che poi è veramente un palcoscenico naturale sul Mar Tirreno, bellissima Altavilla per questa caratteristica, un comune in provincia di Palermo, un comune di poco più di 8.000 abitanti, ma che veramente racchiude in sé tante, tante bellezze, anche delle tradizioni di tipo religioso, folcloristico, veramente molto particolari. Ce ne parla il sindaco dandoci una bella panoramica di cosa Altavilla offre e anche e soprattutto di come si prepara a questa estate che arriva. Sì, grazie, è sempre un piacere per me parlare di Altavilla, è come per un fidanzato parlare della propria ragazza, per cui insomma mi fa piacere, i sentimenti che legano noi sindaci, i nostri territori sono veramente sentimenti fortissimi e di attaccamento al nostro territorio. 8.300 circa residenti, ma in realtà accogliamo nel periodo estivo alcune decine di migliaia di persone che decidono di trascorrere nelle zone residenziali delle nostre contrade il periodo estivo, quindi insomma è un paese in grande espansione e molto frequentato nel periodo estivo. È una terrazza sul Tirreno, una meravigliosa terrazza sul Tirreno, noi lo diciamo, ma insomma per carità, abbiamo ovviamente un po' di campanilismo, diciamo che è la più bella terrazza sul mare della Sicilia, sicuramente è meravigliosa, vediamo le isole Eolie quando non c'è foschia, il golfo insomma da Capo Zafferano fino a Cefalù. Per cui insomma panorama sicuramente bello, le immagini che abbiamo visto, e questo vorrei dirlo perché è un ulteriore valore aggiunto, se vogliamo, un po' dello spirito che caratterizza noi altavillesi, è un video prodotto da l'Associazione dei Commercianti Altavillesi, cioè tutti i commercianti di Altavilla, devo dire tutti, si sono uniti e hanno detto noi dobbiamo fare squadra, dobbiamo essere un corpo unito, dobbiamo insieme promuovere Altavilla. Per noi è un fatto eccezionale, direi anche rivoluzionario, se pensiamo che fino a non molti anni fa insomma Altavilla ha vissuto momenti molto più tristi, più bui, e non era così forte questo spirito, questo orgoglio di appartenere invece a questa comunità, a questa cittadina che è veramente è bella e piena di pregi e virtù. Sia dal punto di vista naturalistico, abbiamo visto mare, montagna, noi abbiamo parecchi chilometri di spiagge che quest'estate insomma saranno per noi motivo di gioia e preoccupazione, per la verità, tenuto conto delle restrizioni poste dall'emergenza sanitaria, ma abbiamo anche una bellissima zona montana di riserva, per cui insomma da questo punto di vista mare, montagna, non manca davvero nulla per chi volesse. Non mancherà nulla, gradi, non manca neanche la carne, perché la stiamo vedendo in continuazione, cioè salsiccia sì, e sì. Carne lì, insomma, avete fatto una promozione alla salsiccia, saranno contenti i vegani. Detto questo, invece andiamo sì, per esempio a capire quali sono, ecco Rosi, tu naturalmente ti sei preparata sulle due cittadine, però credo che sia importante che questo invito a visitare i nostri comuni parta proprio dai sindaci, no? Certo, assolutamente sì, infatti volevo proprio, approfittando dello spunto che ci ha dato il sindaco Virga, volevo tornare al sindaco Cassì e chiedere un attimino a lui come, in vista di quest'estate che sicuramente avrà delle restrizioni e delle dinamiche certamente inedite, come il comune si sta preparando, anche perché Ragusa, moltissimo nella zona di Ragusa Ibla, ma anche Altavilla, per il fatto che è un comune comunque piccolino, raccolto, ecco, sono comuni dove si vive molto la dimensione sociale della piazza e quindi anche della vicinanza, i concertini locali, ecco, come vi state preparando? Partiamo sindaco con il Cassino. Sindaco di Ragusa. Sì, ci stiamo preparando, stiamo diciamo organizzandoci nell'attesa che dopo lo sblocco tanto auspicato finalmente cominci a partire con questa stagione turistica. Noi sappiamo bene che quest'anno sarà un anno particolarissimo, ci sarà un turismo di prossimità, così è stato definito, no? Perché quello che ci aspettiamo in effetti che gli abitanti diciamo di altre parti della Sicilia, del sud Italia,
magari decidano, anziché di andare a fare i soliti viaggi all'estero in località esotiche, magari di girare all'interno del nostro stesso territorio, un'occasione per conoscere la nostra terra. Ecco, noi magari andremo ad Altavilla, i cittadini di Altavilla verranno a Ragusa e sarà. No, stiamo preparando come? Allora, noi chiaramente aspettiamo la riapertura dell'aeroporto di Comiso, avverrà a metà giugno, c'è già l'aeroporto di Catania che è riaperto, ci sono dei collegamenti nuovi con alcune località europee. Stiamo anche noi facendo la formula 3x2, ci cioè offriremo un giorno di vacanza, un giorno di, diciamo, di permanenza in albergo in più su tre, quindi due saranno a pagamento, la terza sarà omaggio. Offriremo tutta una serie di servizi che sono quelli che naturalmente ogni anno la città di Ragusa riesce a offrire, quindi dal mare alla collina, ai luoghi d'arte. Il food, naturalmente, non dimentichiamo, noi abbiamo una concentrazione di ristoranti stellati nell'arco di poche centinaia di metri che solo Ragusa c'ha in tutta Italia. Abbiamo tre ristoranti stellati veramente a distanza ravvicinata e c'è tutta una zona del sud-est, diciamo, della Sicilia che in qualche modo sconta un isolamento infrastrutturale, ma che magari proprio in ragione di questo isolamento ha saputo diciamo, sviluppare delle caratteristiche, delle qualità che adesso sono apprezzate, direi ovunque. Io posso dire con orgoglio che Ragusa è una città ormai conosciuta veramente nel mondo. Sarà stato anche l'effetto Montalbano, come dicevo prima, però ormai veramente riceviamo richieste di soggiorno veramente da tutto il mondo. Noi siamo. Sindaco, scusi, mi dice soltanto se le strutture turistiche sono già riaperte, perché questa è l'informazione che dobbiamo dare. È un servizio pubblico questo. Purtroppo sappiamo che c'è una sofferenza economica che è immediatamente conseguenza dell'emergenza sanitaria e le strutture sono riaperte, diciamo, a parte una percentuale di siti, insomma, che Anche ancora. perché lì si concentrano dei grandi villaggi, da oltre 5.000 presenze. Ci sono dei villaggi turistici importanti a Camarina, ma anche in altre zone nella vicinanza di Camarina, sono Marina di riaperte. Ragusa. A Maria di Ragusa, sì, una località che fa 3.000 abitanti durante l'inverno e arrivano a 40-50.000 durante l'estate. No, strutture alberghiere ce ne sono tante. Chiaramente noi non abbiamo il turismo di massa. È chiaro che è sempre un turismo, tra virgolette, selezionato. Il turista che viene a Ragusa vuole fare un'esperienza proprio sensoriale, vuole vivere delle emozioni particolari a contatto con un territorio che è unico nel suo genere. Allora, Lì un assolutamente. problema, Questa. non hanno il problema dei posti letto, perché lì proprio a Iosa migliaia e migliaia di posti letto. Lo so perché, ripeto, ci ho lavorato per 4 anni, quindi conosco bene. C'è un'offerta variegata, variegata al mare, entroterra, sicuramente non mancano posti letto. Speriamo che l'estate, che la stagione parta, ecco, Vedo il diciamo, sia. sindaco Virga che dice, a me servirebbero un altro po' di posti letto, vero? Eh sì, noi abbiamo alcune strutture alberghiere, in realtà non moltissime, però abbiamo un altro tipo di accoglienza. Ci sono moltissime case vacanze, molti bed and breakfast, quindi si sta sviluppando questa ulteriore modalità di accoglienza per un turismo molto variegato. Devo dire, abbiamo avuto anche fino all'anno scorso presenze di turisti anche dall'estero. È un buon punto di partenza, credo, Altavilla, perché poi è molto vicino a Palermo, a differenza di Ragusa, è un po' più isolata e distante, per quanto, appunto, come ci dice il sindaco, l'aeroporto semplificherà moltissimo anche la visita di quella zona meravigliosa della Sicilia, perché poi la Sicilia è tutta bellissima. Ma dico, Altavilla potrebbe essere un buon punto di partenza per esplorare e conoscere poi il resto della Sicilia. Dopo una prima visita a Palermo ci si può fermare ad Altavilla, gustare questa atmosfera proprio di calda accoglienza di un piccolo centro poco distante dalla capoluogo e vivere un'esperienza di natura, ma di buona alimentazione, ma anche di cultura, perché non abbiamo poi soltanto mare e montagna, ma abbiamo un santuario frequentatissimo con importanti opere d'arte, un pregevolissimo museo degli ex voto, una porta in bronzo molto, molto prestigiosa, molto ammirata. Insomma, anche da questo punto di vista, diciamo che il turista trova molto da fare, vivere questa atmosfera di paese e poi da lì spostarsi appunto per esplorare il resto della nostra meravigliosa isola.
Sindaco Virga, in questo vostro video noi vediamo in prevalenza, parlando di gastronomia, vediamo tutte queste carni, però c'è anche da dire che Altavilla Milicia fa parte del GAC, del FLAG, Golfo di Termini Imerese, dove si lavora a valorizzare moltissimo anche l'ottimo pescato che dalle vostre parti si può degustare. Nel prossimo video mettete un po' di pesce pure. In realtà questo video promozionale nasce, lo dicevo, da un'esperienza associazionistica che vede una grande... Va bene. Il concetto è promuovere. Dico, ce ne sono parecchie, ma abbiamo anche dell'ottimo pesce e stiamo lavorando, devo dire, in questo lo fa anche il GAC, questo meraviglioso consorzio di comuni e di privati che vuole proprio promuovere il buon pesce, la costa, e stiamo diffondendo anche ad Altavilla, che in realtà, pur essendo un paese di mare, in realtà non ha grandi tradizioni culinarie del pescato locale, insomma stiamo diffondendo anche un po' la cultura del buon pesce. Devo dire, abbiamo anche qualche ristorante molto rinomato che, insomma, oltre alla salsiccia prepara anche il nostro ottimo pesce azzurro. E io posso testimoniare, Roberto, perché a dicembre sono stata lì a presentare una manifestazione, tutto era a base di pesce, e devo dirlo, veramente sono stata conquistata dai bravissimi cuochi, dai bravissimi chef e dall'ottimo pesce della zona. Io invece mi sono anche a Ragusa ho mangiato bene, sì, ma io mi sono fatto conquistare invece dal vino della provincia di Ragusa, perché lì, sindaco Cassin, com'è il vino? Ma è un ottimo vino, ci sono delle case produttrici di vino che sono rinomate, pluripremiate, e quindi c'è anche una tradizione. E li ho provati tutti quelli, quelli li ho provati tutti, non il pesce, io il vino. Siamo conosciuti anche per i vigneti, per la produzione di vino, ripeto, esportiamo vino un po' in tutto il mondo, anche questo è un elemento che contraddistingue la nostra terra. D'altra parte la zootecnia, l'agroalimentare, quell'aspetto lì, Ragusa ha avuto ed ha una diffusione veramente importante, anche buona parte dell'economia territoriale si basa proprio su questi comparti qui che sono fondamentali. Il tempo è scaduto, però do 30 secondi per sindaco per fare un invito diretto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, non soltanto sul digitale, sul nostro 19, ma anche in streaming, per cui noi arriviamo dappertutto e magari qualcuno, insomma, anche da fuori. Io sono ottimista, sono convinto che si ritornerà, insomma, da tutte le parti, a parte l'Austria che ancora non ha capito niente, secondo me. Anche loro prima o poi verranno, sapranno che devono passare dalla Sicilia, se no si sono persi il meglio. Sindaco Cassì, 30 allora, secondi. Un invito ad Altavilla. Oppure, guardate, prego. Io sono, viviamo in un periodo ovviamente in cui ancora bisogna tenere alta l'attenzione anche per quanto riguarda i rischi del contagio, insomma l'emergenza sanitaria non è finita, non dobbiamo troppo rilassarci. Ad Altavilla siamo... però anche mantenendo le distanze sociali siamo in grado di far sentire a chi verrà a visitare il nostro territorio il calore di un abbraccio che non è magari fisico vicino, ma è comunque davvero quel sentimento di grande accoglienza, di apertura, di disponibilità, di proprio ospitalità nei confronti di chi onora il nostro territorio della sua presenza, che davvero lascerà a bocca aperta chi verrà a trovarci. Dopodiché invito ovviamente chi vorrà venire ad Altavilla a gustare davvero nella pienezza delle sue peculiarità tutto il nostro territorio, dall'alimentazione alla natura, anche innaffiando, per carità, con buon vino siciliano e perché non ragusano, le nostre carni, il nostro pesce, le nostre culture. La Sicilia è una meravigliosa terra, è tutta bella ed è tutta da scoprire. Grazie. Sì. Sindaco Cassì, il suo invito a Ragusa. Sì, no, sappiamo che la Sicilia è una delle mete preferite in questo momento, di cui si parla di più anche nel mondo, anche perché è un posto che è stato solo sfiorato dall'emergenza sanitaria, come sappiamo, per fortuna, anche per questo sappiamo che tanta gente vuole venire e passerà le proprie vacanze in Sicilia. Ragusa, diciamo, è una città che è isolata, un po' come è stato anche ricordato, è una città dove non manca veramente nulla. Vorrei ricordare anche un porto turistico, che è uno dei tre porti turistici hub dell'intera Sicilia, molto frequentato, un lungomare nella zona di Maria di Ragusa, veramente ormai conosciuto ovunque, c'è la possibilità di fare esperienze di qualunque tipo. Io so, la migliore testimonianza, la migliore promozione del territorio che io oggi con orgoglio rappresento è che chiunque viene a trascorrere un periodo di vacanza o anche un periodo di lavoro a Ragusa non vede l'ora di ritornarci. Io queste testimonianze le raccolgo giornalmente e questo è il miglior spot, direi, che posso fare per la mia terra. Quindi venite tranquillamente a Ragusa, in sicurezza, siamo un posto accogliente,
sappiamo come far star bene i nostri ospiti, non manca nulla, dal cibo, alla cultura, al paesaggio, si sta bene, con il clima ovviamente. E poi c'è anche questo 3x2, c'è una giornata omaggio per cui andate pure a Ragusa allora, e ad Altavilla. Scusami Rosy, però il tempo stiamo sbordando un attimo e noi non siamo la D'Urso, per cui insomma dobbiamo assolutamente rispettare i tempi. Detto questo, ringrazio veramente di cuore il sindaco Cassì e il sindaco Virga che ci hanno dato questa meravigliosa testimonianza. Non miglior spot può essere quello delle parole di un sindaco. L'abbiamo scelto questa cosa perché veramente non c'è video e non c'è audio e non c'è spot pubblicitario che possa essere migliore di un invito di un sindaco che può dare e dimostrare il suo grande amore per la sua città. Grazie a Rosy Abruzzo anche, come sempre precisa e puntuale. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.